No, vorrei capire la tua posizione in maniera molto... Ancora quando, sei, ecco, no, quando sei con l'USB, Luigi, parli di nazionalizzazione. Poniamo una regola all'intervista, parli solo... No, no, la mettiamo al centro. No, vabbè. So. Anzi, tu sei... facciamo la figlia Archinà. Ti do il microfono. Care consigliere Abate, allora, buongiorno. Buongiorno. Allora, voglio capire la tua posizione. Siamo parlando di persone civili, no? Sì. Quando sei accanto a USB, parli di nazionalizzazione. Che significa accanto a USB, Abate? Le manifestazioni di USB che sei accanto all'USB, accanto. In veste di? Non so in quale veste sia. Ah, e allora se non sai in quale veste sono con l'USB, perché mi chiedi che mi dici allora, che l'USB sto con l'USB? Parla di nazionalizzazione? Non lo so di che cosa parla l'USB. L'USB non lo sai. L'USB parla anche di nazionalizzazione, c'ha le sue tesi di sindacato. Benissimo. Come mai non attacchi più Melucci ed Emiliano? Che cosa significa non attacchi più Melucci ed Emiliano? Ricordo una manifestazione, una festa dell'unità, forse 4 anni fa, in cui sparasti, in senso positivo, contro Emiliano, contro il PD. Non è esattamente vero, te lo spiego. Era una festa provinciale. Io faccio il cronista, ti spiego io che cosa è successo. E cosa è successo? Successo che c'era la contestazione di alcune mamme. Che contestavano Emiliano, ti ricordi eravamo alla Villa Peripato e la giornalista Angolano, tua collega, disse venga qualcuno a parlare. Io indicai a Carla Lucarelli e Sabrina Corisi che mi dissero Luciano noi non vogliamo parlare, sono andato sul palco e ho spiegato le nostre posizioni. Si sentivano grida da giù, cioè io non gridavo. Vabbè, comunque ci furono dei toni molto accesi, civili, ma, no, vabbè di chi sia sia. Comunque la tua posizione nei confronti di Emiliano e di Melucci era durissima, che io condividevo questa linea dura. Ora ti vedo, non attacchi più frontalmente Melucci ed Emiliano, perché? Posso tranquillamente dire, Luigi, che comunque sono due divisioni. Chiedo perché, oggettivamente non ci sono attacchi a Melucci e Emiliano, oggettivamente. Che significa attaccare? Frontalmente, come facesti allora, 2 anni fa, 3 o 4 anni fa, quando fu? Io da qualche anno, come tu ben sai, ho la tua stessa identica partita IVA, con cui erogo un servizio professionale. Sì. Se mi levi... Il microfono! No, lo vuoi mantenere tu? No, è Luigi, no, se facciamo, no, se no faccio la fine di Archinà. No, tu mi levi il microfono. Ora io ero un servizio professionale, qui andiamo anche sulla questione sindacato. Io non ho nessuna tessera sindacale, non condivido, mi fai parlare? Sì, parla, però devi fare il monologo, Minchia, ho appena iniziato a parlare, non condivido, e questo l'ho detto anche in radio durante una trasmissione mentre intervistavo i sindacati, non condivido, Luciano Manna non condivide assolutamente la posizione dei sindacati, neanche quella dell'USB, sto parlando, semplicemente, mi fai una domanda e devo rispondere, Ma non 2 ore. Semplicemente perché io nell'USB faccio servizio di ufficio stampa facendo fattura, c'è anche chi lavora con la partita IVA e fa il nero, certo. Io faccio fattura e quindi da ufficio stampa, da professionista, posso... Luigi mi devi far rispondere. Perché non attacchi più frontalmente Emiliano e Melucci? Io da quando faccio questa professione non attacco la politica in genere e faccio... A chi ho attaccato? Scusami Luigi. Ti ha ricordato anche Massimo Ruggeri, qui abbiamo fatto una conferenza stampa, tu sei hai attaccato la politica contro da giornalista, se fai una domanda devi aspettare la risposta. Il consigliere comunale Luigi Abate che parla con l'attivista... Abbiamo cambiato, ok. No, non ho mai abbiamo cambiato. Con l'attivista Luciano Manna, va bene così? Quindi mi stai facendo l'intervista da consigliere? Aspetta un attimo, no. Stai facendo l'intervista da consigliere o da giornalista? Attenzione che cambia la sostanza. Non è un'intervista, è un dialogo. Dialogo, okay. Amplificato da un microfono tra il consigliere comunale Luigi Abate e l'attivista Luciano Manna. Assodata la questione sindacale, possiamo andare avanti? Quindi ti è chiara la questione sindacale? Il problema non è chiara la tua posizione un po' da Giano Bifronte. Io penso, mi dai la denuncia? Da Giano Bifronte. Sì. No, il problema non è... devi far parlare, no, però il problema, parla lui. Luciano, il problema è un altro. Mi grida pure negli orecchi, non ce la faccio. Il problema è che Luciano Manna nel 2023, se deve poi spiegare ancora la sua posizione, ce ne vuole Luigi. Non,
stai mistificando la realtà. Non spiattelli queste cose a me. No, non sto mistificando, io non sto negando il tuo spiattelli esprime. Io vado non in spiattelli. Procura, io esercito il mio diritto. Perché non gli gridi addosso? Perché non gli gridi addosso in senso? Io vogliamo andare dal sindaco e dire sindaco, ho depositato questa denuncia, il sindaco lo sa benissimo. Il sindaco con Emiliano anche espresso pubblicamente proprio l'altro giorno in un post. Mi hai fatto una domanda, mi fai rispondere, benedetta miseria? La miseria è brutta. Mi fai rispondere? Mi hai fatto una domanda. Ho appena detto qualche giorno fa, quando Emiliano con Calenda si è litigato in audizione, che ha detto una merita cazzata sia lui che Calenda. Calenda perché? Mi fai rispondere? Calenda perché ha detto che la VDS, la valutazione del danno sanitario, non è scientifica e ha detto una cazzata. Emiliano perché ha detto che non è d'accordo con lo scudo penale, però non si oppone e ha detto una grande cappellata. Sono assolutamente contro il sindaco Emiliano. In più occasioni elogiato Rocco De Franchi. Rocco De Franchi è un mio carissimo amico. È un mio carissimo amico. Punto. L'ho elogiato perché ha amministrato la città in modo decente. Mi è piaciuto come ha amministrato la città. Luigi, dice che ha fatto gli esami d'avvocato. Non sono abilitato avvocato. Allora, Luigi, ti spiego una. Ah, non è abilitato avvocato? Ok. Ti spiego una cosa. Un conto è amministrare la città. Sì. E un conto è il partito politico. Ecco. Io elogio. No, non è ecco. Si studia l'educazione civica. Si studia. No, Luigi, è educazione civica. Ma chi amministra la città? Amministra la città, e poi si fa la politica. Io ho elogiato, stiamo parlando del 2017, l'amministrazione, quando c'era, che è un carissimo amico, che rispetto in quanto Luigi è... Ha esercitato l'istituzione, l'essere istituzione, appunto. Se poi vogliamo fare le pulci a qualsiasi stiamo cosa. Stiamo parlando soltanto per capire. Io ho visto un Luciano Manna che un tempo era un guerriero. Ma sono sempre stato guerriero. E apprezzavo, però ora lo vedo nei confronti di Melucci. Una mia Ma opinione. Io dormo lo stesso se tu pensi questa cosa. No, però i cittadini vedono. Dico, come mai questa persona? Come mai? Infatti, domanda. I cittadini sono sempre dietro di me. Ma stamattina erano quattro gatti. Strano, vabbè, cose che capitano. No, erano più i giornalisti che voi. Cioè, la città, dove è la città stamattina? Non ho capito. Purtroppo, è una conferenza stampa, ci sono i giornalisti. E la gente non veniva.